Allora, la meditazione, quanto è intrecciata allo yoga? Possiamo dire che va a braccetto costantemente? Sì, anche perché quando usiamo il termine yoga stiamo definendo qualcosa che significa unificazione, no? La parola yoga significa unificazione, quindi in realtà yoga è un termine che si usa per definire uno stato che si raggiunge, uno stato di unificazione tra la coscienza individuale e la coscienza cosmica. Quando poi usiamo questa parola nel linguaggio comune, quando si dice io faccio yoga, si immagina una persona che si mette in certe posizioni, fa degli strani esercizi di respirazione, di rilassamento. Ma in realtà quando parliamo dello yoga in un modo più ampio, più integrale, vediamo che è un continuum che va da uno stile di vita, quindi un modo di vivere, quindi è un modo di usare il proprio corpo, il proprio respiro e quindi anche la propria mente. Per cui la meditazione è una parte importantissima di quello che noi nell'insieme chiameremo yoga. Le posizioni, per dirla in altri termini, sono veramente solo un ottavo di tutto quello che lo yoga è nel suo insieme. Addirittura? Sì, perché lo yoga è composto da 8 diversi tipi di pratiche. E nel momento in cui tu cominci ad avvicinarti a questa disciplina, solitamente nei tempi moderni viene introdotto alla pratica delle asana, delle posizioni, e quindi che costituiscono solo uno di questi 8 rami in cui lo yoga poi si espande. Senza, rischiando anche di fare l'elenco della spesa, puoi dirci brevemente sì. Quali sono gli altri? Beh, i primi due sono, possiamo dire, il primo ramo si chiama Yama e sono una serie di cose che tu impari a non fare per vivere in armonia col mondo intorno a te. Per esempio, il primo, che è proprio il primo insegnamento dello yoga, è la non violenza. Quindi cercare di vivere uno stile di vita che non sia violento. E così in tutto, diciamo, il set di pratiche incluse nel primo ramo abbiamo delle linee guida su cosa non fare per vivere in armonia col mondo esterno. Poi ci sono il secondo livello della pratica yoga, è tutta una serie di cose che si consiglia di fare per vivere in armonia con se stessi. Una di queste, per esempio, è la cura dell'igiene, un'altra è lo studio e l'introspezione e così via. Poi si comincia a entrare nel vivo della pratica, anche se questi sono già delle pratiche. Già tutto questo è enorme. Pratiche chiaro. Anche non facili da mettere in atto. Poi però abbiamo le asana, o gli asana, come alcuni preferiscono dire, sono le posizioni, ma anche tutti gli esercizi corporei che si fanno insieme alle posizioni. Poi il pranayama sono tutta una serie di pratiche legate al respiro, che servono per portare sotto controllo l'energia vitale e quindi di conseguenza anche la mente. Successivamente c'è la pratica del pratyahara, che è diciamo anche qui un insieme di tecniche che insegna a ritirarsi dal mondo esteriore. Qui è bello spiegarlo, si impara successivamente in questo ramo di pratiche dello yoga a ritirarsi prima dal mondo esterno, poi dal proprio corpo, quindi dalla propria mente strato per strato, fino a ritrovarsi, diciamo, posizionati in quella che è la nostra essenza, cioè l'essere. Il okay. Centro. Il centro, lo spirito, potremmo dire, comunque quello che è la nostra vera essenza. E poi, già qui non siamo arrivati alla conclusione, non ci siamo sono ancora, altri step. No, questi sono, diciamo, anche dei prerequisiti per poter poi andare più in profondità. Successivamente c'è un set di pratiche che si chiamano dharana, che vuol dire concentrazione, quindi concentrazione di solito noi lo intendiamo come portare la mente su un qualcosa e tenerla fissa lì, però se immaginiamo la mente come un qualcosa che va in tantissime direzioni e si disperde continuamente, concentrarla vuol dire riuscire a raccoglierla tutta e focalizzarla, ma anche renderla piccola. E tu immagina, per esempio, quando fai il concentrato del tarassaco, una pianta medicinale, tu vuoi curare il tuo fegato, non è che puoi andare nei campi e mangiare chili di tarassaco, allora cosa fai? Lo prendi, lo lavori in un certo modo e poi ottieni una boccettina, prendi esatto. 30 gocce di questa boccettina un paio di esatto. volte al giorno, hai un concentrato potente di quella esatto. pianta. Quando la mente diventa concentrata diventa molto potente, può entrare in profondità, in spazi dove non siamo abituati a portarla, quindi una volta che abbiamo questa capacità possiamo entrare in certi spazi e cominciare a contemplare le esperienze che facciamo lì. E quindi la pratica successiva si chiama dhyana, che vuol dire contemplazione, ed è quella che veramente noi intendiamo come meditazione. Dhyana, meditazione, è la contemplazione. Immagina di entrare in uno spazio dove ti senti di essere luce, in un oceano di luce, e tu rimani in contemplazione di questa esperienza. E niente ti disturba, no? Questo è già un livello molto evoluto della pratica, ma ce n'è ancora uno. Ma ce n'è un altro ancora. Che si chiama Samadhi. Ah, il Samadhi. E il nome Samadhi. Anche, tra l'altro, della tua scuola della di Firenze. Della mia scuola, sì, sì. A Firenze ho una scuola che si chiama Samadhi e ho voluto dare questo nome proprio perché volevo ricordarmi che l'obiettivo poi alla fine è quello. È cioè, quello, cioè? È una pratica in realtà e allo stesso tempo uno stato che si raggiunge. È quel momento in cui dalla contemplazione di questa luce accade quella specie di magia per la quale tu diventi quella luce e c'è solo luce e tu sei luce.
Poi possiamo dire la traduzione esatta di Samadhi è? Sama vuol dire uguale, Adi è l'origine del tutto, quindi diventare uguale all'origine del tutto. E quindi in quel momento ti fondi. Beh, una filosofia vera e propria, altro che ginnastica o pratica, cioè è soltanto una parte veramente piccola, hai ragione tu, un ottavo, sì. L'hai detto poco fa, di tutto quello che lo yoga è. E noi siamo entrati dentro lo yoga grazie a quello che ci ha raccontato adesso Jacopo Ceccarelli. Quello che ci hai raccontato proprio adesso...